Abbiamo lottato per poter abolire quel privilegio dei vitalizi. L'abbiamo fatto con fatica, come abbiamo lottato per abolire altri privilegi, come il taglio dei parlamentari e tanti altri sono stati gli obiettivi raggiunti. E qualcuno ci ha dato per finiti, per ormai in fase di spegnimento, e pensava di poter riprendersi tutto quello che noi gli avevamo tolto, ma non hanno fatto i conti con i cittadini, non hanno fatto i conti con voi. E oggi stiamo dimostrando ancora una volta che quello che abbiamo fatto non si tocca. Nessuno si deve permettere di toccare quei risultati che con fatica abbiamo raggiunto. Nessuno deve toccare il reddito di cittadinanza, nessuno deve toccare l'abolizione dei vitalizi, nessuno deve toccare la spazza corrotti, nessuno deve mettere il becco sulla prescrizione e su tutte quelle altre materie che oggi sono state un risultato storico di questo movimento. Se questo movimento ha potuto cambiare l'aspetto di questo paese, il modo di fare politica, è perché non abbiamo fatto sconti a nessuno. Siamo entrati in quelle istituzioni e in quelle istituzioni, giorno dopo giorno, abbiamo cercato di raggiungere quei risultati che ci eravamo prefissati. Non abbiamo fatto come tanti altri che una volta dentro se ne sono dimenticati, no. Ci siamo messi con caparbietà, con determinazione, grazie anche al vostro sostegno, e siamo riusciti a portare a casa dei risultati. E quei risultati oggi sono sul tavolo e quei risultati lotteremo perché nessuno li tocchi. Perché qualcuno pensa che basta distrarsi un attimo e poi cominciano a riappropriarsi dei propri privilegi. Ma noi non ci stiamo e lo stiamo dimostrando in questa piazza.